Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Taub. Il nuovo arrivato da Acustica Audio è un emulatore del nastro, in particolar modo dei nastri Studer, Ampex, eccetera, eccetera, con relativa console dedicata. In particolar modo la MCI e la EMI. Taupe infatti è un triplo plugin utilizzabile anche separatamente, come vediamo. Adesso questa è la parte del compressore, questa è la sezione dell'EQ e questa è la sezione tape separate. Utilizzabile anche separatamente nelle sezioni che riporta in uso una timbrica ed un sistema di lavorazione molto ricercato nelle recenti produzioni musicali di ogni genere, ma soprattutto nel campo della musica elettronica e nel sound design. L'interfaccia è assolutamente 80s, come vediamo, sull'onda del successo di Stranger Things, a cui ho anche dedicato un video compositivo che trovate sempre su questo canale. Taupe racchiude quattro banchi principali, A, B, C e D, con 10 preset ognuno, come vediamo. Ogni preset in questione fa riferimento al comportamento di un nastro specifico, dall'Ampex al 351 classico che uso spesso anche in analogico, l'EMI TR50, l'MCA JH, l'Otari, lo Studer A820, i Revox, eccetera, eccetera, profilati sia a 15 sia a 30 IPS. La sezione preset, infatti, come vediamo, è molto ricca e suggerisce già a quale genere musicale poterlo abbinare oppure quale canale poterlo abbinare. Troviamo infatti in questo caso specifico un preset totale per ogni channel strip, quindi questa qui completa, ma se noi andiamo nella sezione soltanto dedicata al nastro, troviamo i preset direttamente dedicati al tipo di nastro da utilizzare al suo interno. MCI, come vediamo, è segnato in questo modo, comunque sono facilmente riconoscibili. La sezione EQ è estremamente interessante. Infatti, troviamo la profilazione delle bellissime console JH500 e JH600, oltre allo Studer 900. Nell'ordine, infatti, li troviamo in A, B e C, dove A, appunto, è il JH500, il B il 600 e il C lo Studer 900. Sempre dallo Studer 900 è stata ricavata la sezione del compressore, che troviamo qui sempre in maniera separata e che attiviamo sia come compressore sia come limiter. Ma andiamo ad ascoltare ciò che questo plugin effettivamente fa. Sto utilizzando una delle mie song di lavorazione ed ho inserito il nostro Taupe nel master.
facciamo caso al cambio timbrico dell'equalizzatore. Momento ho scelto un preset per il tipo di nastro. L'equalizzatore in questo caso è stato suddiviso. Ho scelto infatti la JH600 come console. Ho aumentato leggermente i 70 Hz colorandoli. Ho fatto un piccolo taglio, un high pass filter sui 30. Dopodiché ho enfatizzato leggermente i 10.000. Ed infine ho compresso il segnale, l'ho esagerato un pochino, per cui ho lasciato il mix del compressore a 50, in questo modo diventa parallelo. Sentiamo la differenza. Il colore tipico delle alte frequenze del nastro. Possiamo inoltre, la novità è proprio questa, miscelare il colore del nastro, quindi non è soltanto un dry wet rispetto ai standard. Possiamo miscelare il colore, quindi aggiungere più colore del nastro al nostro suono, indifferentemente dall'EQ e dalla compressione. In questo momento stanno lavorando più gli equalizzatori e il compressore. Sentiamo bene il transiente. Oltre al sound dell'EQ, sentiamo bene la definizione dei bassi, è bellissima. In alternativa possiamo aprire su più canali il nostro Taupi per ascoltare una sessione sul nastro analogica. Con questa parte la sentiamo. Senza nastro, con il nastro, facciamo caso alle medie, questo è solo il nastro e quindi non c'è equalizzazione. Abbiamo aperto infatti la sessione del nastro soltanto su ogni canale. Ovviamente la caratteristica del nastro che ho scelto
va ad influire il timbro, per cui abbiamo una leggera, un leggero ammorbidimento delle alte frequenze rispetto al master e uno schiacciamento del segnale side, che può essere poi recuperato con il Taupi sul master. In sostanza sono 21 registratori a nastro, 40 preset che coinvolgono 3 console e 2 compressori. La profilazione di questo splendido plugin ha richiesto più di 10 minuti di samples. Non è il solito emulatore di nastro, ma riesce a proporre una palette di suoni vastissima. Utilizzarlo sul master come anche sui canali singoli, sia in emulazione di nastro sia in emulazione di console. Quello che si riesce finalmente ad avere è un sound retro degno di questo nome. Il controllo mix, infatti, non è soltanto un controllo dry-wet, come vi ho spiegato, ma è un controllo di colore sul suono originale, per ampliare ancora di più il senso di questa ricerca del suono. La compressione del nastro riesce ad addolcire i transienti nella giusta maniera, proprio quella che spesso ricerchiamo quando mixiamo le batterie. I mix rock gioveranno tantissimo da questo effetto, e il pulsante Econo che troviamo qui disabilita la funzione appunto della compressione sul nastro, lasciando il colore inalterato. Oltremodo salva anche un po' le risorse del processore qualora non avessimo potenza di calcolo. Ultimo ma non ultimo, la nuova tecnologia Core 13, che introduce al suo interno la tecnologia VLA in grado di far lavorare più velocemente il plugin e farci risparmiare risorse. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!